Solitamente si sente parlare bene di vari prodotti, si sente parlare bene di vari servizi e a volte si sente anche parlare male di alcune cose. E era un po' di tempo che volevo fare questo video e volevo parlare, insomma, della mia esperienza. Non è il parlare male di qualcuno, ma è proprio condividere alcune esperienze. E adesso, oltre, è capitato, no? Qualche video di Very Mobile, e adesso capita invece una banca che sarebbe la Buddy Bank. Questa banca, questa app, questo servizio che viene pubblicizzato ed è stato pubblicizzato tantissimo, specialmente perché hanno dei meccanismi, hanno dei metodi molto che incentivano molto le persone a farlo. Ed è il meccanismo di porta un amico, quindi quello di guadagnare qualche cosina se tu porti altre persone a far sì che cosa? Che insomma aprino un conto, in questo caso della banca, o aprono magari con gli operatori telefonici di attivare una SIM. E ci sono questi portonamiche. Allora, amica, sì, anche l'amica, sì, va bene lo stesso. Io sfido chiunque insomma, a rifiutare dei soldi, perché è proprio il metodo che incentiva le persone a farlo, però bisogna anche provarle questi servizi, vedere un po' bene o male come funzionano, come vanno e poi magari dire la propria. Qui naturalmente mi ci metto dentro anche io, naturalmente io vedendo, osservando anche altri video, insomma leggendo anche tante cose su Buddy Bank, ho sempre sentito parlare: aia, un crampo, un crampo, un crampo, aia, è passato. Stavo dicendo, ho sempre sentito parlare benissimo di questa Buddy Bank, insomma, i vari servizi, il concierge, insomma, tutte queste cose qui. Allora, pensando anche, insomma, un po' quello che volevo fare io riguardo ai vari conti, alle varie carte, si provano, non è solo di aprire solo dei gran conti, ma anche cercare di dividere un po' e fare frammentare un po' certe cose che si fanno. Allora io ho Tinaba, dove magari ho il mio conto principale, poi ho DB Conto Carta, dove magari lì metto e inserisco magari i guadagni, quello che può venire da YouTube, e poi magari volevo fare Buddy Bank proprio per il discorso delle criptovalute, e di dire: ok, io suddivido bene o male, so no, com'è un po' tutto, guardo bene o male dove metto i soldi, quello che guadagno, quello che spendo e bla 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 bla. Insomma, si cerca di fare determinate cose con le varie carte. Oh, per l'appunto mi è capitato di fare questo, quindi volevo Buddy Bank, lo volevo abbinare ai miei exchange, quindi il mio mondo delle criptovalute, quindi versare, insomma, lavorarci un po' con questa cosa qui. Mi è capitato di versarci dei soldi, quindi ritirare dei soldi dall'exchange verso Buddy Bank. Questo non è più nell'Unione Europea. E vabbè, cosa è successo? Però sto ritirando, quindi dall'exchange verso Buddy Bank. E mi è capitato di vedere che cosa? Di vedere un addebito di ben 15 euro. Allora, potevo capire se, naturalmente, non essendo più in Europa questo exchange, io faccio un bonifico verso, quindi da Buddy Bank verso l'exchange, e naturalmente mi possono addebitare delle commissioni, come è giusto che sia. Però mi ha fatto strano il contrario, cioè dall'exchange prendo, anche se fuori dall'Europa, vabbè, c'è segnato, c'è scritto, dicono che c'è scritto, va bene, faccio entrare dei soldi, e quindi quello che deve fare Buddy Bank è, cioè, prendere, aprire la porta, come dire: oh, buongiorno, bonifico, può entrare, si può mettere lì, guardi nel conto. Ecco, fatto. Non è che doveva fare chissà che cosa. No, ho contattato logicamente il servizio clienti e mi hanno specificato: no, guardi che su queste cose, quindi dei bonifici che anche se provengono fuori Europa, c'è una commissione, e erano 15-16 euro, insomma, una bella briscola.
E va bene, la stessa cosa ho provato a farla, perché ho detto, boh, forse, chissà, non so, magari in tutte le banche funziona così. E niente, allora cosa ho fatto? Ho provato a fare la stessa cosa, quindi a ritirare sempre dallo stesso exchange verso DB Conto Carta. Guarda caso, lì non ho avuto nessuna commissione. Va bene, si può dire, ognuno ha le proprie, no, condizioni generali di contratto, bla 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 bla, va benissimo, e qui ci può stare, ognuno ha le proprie commissioni, va bene, come anche andare a ritirare dei soldi nelle ATM con Buddybank, non paghi commissioni nelle proprie ATM, nelle altre sì. E poi vabbè, ogni banca ha i suoi meccanismi, le sue commissioni, questo ci sta. Ma quello che mi ha dato più fastidio è proprio il discorso, quello del porto un amico. In totale sapete che si poteva avere massimo 6, invitare 6 amici. Dalla mia carta alla fine ho guardato che erano in totale 10. Di questi 10 però, cosa è successo? Che mi sembra solo o 2/3 sono stati attivati, ma questo parliamo di tantissimi mesi fa. Logicamente schifo non ti fanno i soldi, perché sono 40 euro ogni invito a ogni persona che porti, quindi sono 240 euro più i 40 euro che magari ti sei preso te quando l'hai fatto tramite un altro codice. E allora la mia curiosità è, almeno chiedo a voi, chi avesse fatto questa cosa, quindi chi avesse usato il mio link di Buddybank, se siete stati attivati, perché io ne ho ricevuti, mi sembra, solo 2. Tutti gli altri 8, va bene, sono in totale 6, quindi mancano all'appello 4 persone, perché adesso logicamente all'interno dell'app è sparita quella sezione, quindi io non riesco più a vederlo chi è stato attivato oppure no. A parte, vabbè, i soldi, vabbè, questo è una cosa, vabbè, in più è logico che schifo non ti fanno, però è un servizio più che altro per capire se siete stati attivati oppure no. Poi dopo, per i soldi pazienza, però l'importante è che avete richiesto un servizio, vi siete iscritti e siate stati attivati, quindi questo Buddybank, cioè quindi avete la possibilità di provare questa banca. Che poi magari sicuramente qualcuno di voi si troverà bene, ma immagino insomma che si trovi bene, è un buon servizio quello che hanno sempre fatto, insomma non è che cambiano male, si assomigliano un po' tutti, poi cambiano un po' le commissioni come avrete notato, come vi ho detto poc'anzi. Va bene ragazzoli, lasciate i vostri commenti, dite sempre la vostra, di quello che le vostre esperienze, se avete fatto Buddybank, se magari avete utilizzato il mio link, se siete stati più che altro attivati, poi pazienza, o se i soldi non li hanno mandati, ma chi se ne frega, campo lo stesso, sicuramente non vado sotto un ponte, però era più una mia curiosità. Va bene ragazzi, io direi che con questo è tutto, io vi saluto, grazie per essere stati qui fino alla fine del video, noi ci vediamo prossimamente, solito saluto ai nuovi iscritti e il solito abbraccio a chi mi vuole bene. Ciao ciao da Tito!